Ciao ragazzi e benvenuti, io sono Antonio e oggi nuovo video a tema Harry Potter. I ragazzi di Mini Big World Collectibles mi hanno inviato dei nuovi prodotti da mostrarvi e da recensire assieme a voi e quindi prima di cominciare io naturalmente vi ricordo che sul sito Pumpling utilizzando il codice 7potter potrete avere 15% di sconto su tutti i vostri acquisti e il codice è riutilizzabile. Quindi ragazzi, sbizzarritevi con magliette, scarpe, calzini, felpe, tutto rigorosamente super nerd. Link in info box. Ragazzi, invece per quanto riguarda Mini Big World Collectibles, vi ricordo il codice sconto serie 5 per avere 5 € di sconto su una spesa minima di 30. Quindi ragazzi, Mini Big World Collectibles super garantito. Ebbene, di cosa parleremo oggi? Intanto, prima di passare al prodotto più succulento, secondo me, voglio mostrarvi una nuova serie di bacchette di Noble Collection. Sono delle bacchette economiche, tra virgolette, perché costano comunque la metà rispetto a quelle standard, quelle Ollivander. E arrivano in questa bella confezione. In questo caso, Mini Big World Collectibles mi ha inviato la bacchetta di Ron Weasley. Assieme alla bacchetta arriva sempre un segnalibro lenticolare del personaggio abbinato alla bacchetta e devo dire che comunque la scatola è molto molto bella. Sono delle bacchette naturalmente Noble Collection logate, sono lunghe 12 pollici e poi qui sul fianco è riportata la sagoma della bacchetta, mentre dall'altra parte il nome del personaggio, in questo caso Ron Weasley. Ma andiamo a guardarla più da vicino e magari cerchiamo di capire cosa differisce da quelle standard di Noble Collection. Ecco qui la confezione, che comunque è molto molto curata. Abbiamo qui l'alloggio per la nostra bacchetta, che sembra comunque fatta molto bene, e qui abbiamo il segnalibro rigido lenticolare con Ron Weasley. Molto molto carino anche il segnalibro. E qui ecco che abbiamo la nostra bacchetta. Beh, devo dire che è sorprendente, ragazzi, perché io la immaginavo davvero molto molto plasticosa, pensavo fosse proprio di plastica, invece non è assolutamente così. Il materiale è un po' più leggero rispetto a quelle standard di Noble Collection, ma comunque non è plastica, è una sorta di gomma. Infatti la bacchetta è abbastanza flessibile. È una sorta di materiale gommoso, però molto rigido ed elastico, e l'impugnatura a me sembra proprio uguale a quella della classica bacchetta Noble Collection. L'unica cosa che secondo me è leggermente diversa è la punta, forse è un po' più larga, ma la bacchetta credo sia anche lunga uguale. Credo che siano tutte intorno ai 12 pollici, quelle là normali, ma in ogni caso io l'unica cosa che mi sento proprio di dire che differisce è lo spessore finale della bacchetta, che questo sembra un pochino più largo, ma per il resto la colorazione è esattamente uguale, il manico è esattamente uguale, l'impugnatura è proprio quella, il colore utilizzato, i marchi sono sempre quelli. L'unica cosa che cambia è la confezione, è come vi dicevo, probabilmente leggermente più corta, ma se lo è davvero di poco, è leggermente più spessa la punta. In ogni caso, devo dire ottimo compromesso per chi volesse cominciare a collezionare le bacchette Noble Collection, potrebbe iniziare questa nuova serie e naturalmente risparmiare parecchi soldini. Ebbene, ragazzi, naturalmente tutto sotto in info box, ma adesso mettiamo da parte questa bacchetta e vi parlo del prossimo prodotto. Ed eccole qui, si tratta di box, mystery box a tema Harry Potter e animali fantastici. Queste sono delle mystery box non di Funko come siamo stati abituati fino ad oggi, ma di The Noble Collection. Sono delle mystery box che racchiudono all'interno degli animali fantastici che sono praticamente uguali a quelli contenuti nelle teche da 30 euro, solo in dimensione ridotta, completi anche di sfondo e di piedistallo. Sono davvero molto molto belli. Sono 8 per la serie di animali fantastici e altri 8 per la serie di Harry Potter. In quella di Harry Potter troviamo ad esempio Dobby, il Pixie, troviamo il drago della prova dell'uovo, troviamo Edwige, mentre invece per animali fantastici abbiamo Occam, il Demiguise, Pickett, lo Snaso, quindi tutti gli animali iconici del film.
I ragazzi di Mini Big Board Collectibles me ne hanno inviate tre, due a tema Harry Potter, queste qui chiare, e una a tema Animali Fantastici. Io direi di cominciare intanto dalla prima a tema Harry Potter, poi passare Animali Fantastici e poi di nuovo Harry Potter. Quindi andiamo subito a scoprire cosa abbiamo trovato all'interno. Ecco qui, all'interno della confezione troviamo una bustina naturalmente blind, quindi cieca, che non ci dà nessun indizio. E vediamo quale abbiamo trovato di questa serie. Andiamo ad aprire, qui neanche tastando si riesce a capire, no. Quindi andiamo subito ad aprire. Il personaggio è tutto incartato, ben protetto, ma possiamo già capire di chi si tratti perché sulla base c'è scritto Dobby e troviamo nello sfondo i corridoi di Hogwarts. Vediamo di che materiale è fatto questo Dobby. È fatto molto molto bene, si tratta di un Dobby in una sorta di plastica, però una plastica molto molto rigida, molto anche pesante, ed ha la classica posizione del diario aperto col calzino tra le mani. E poi va posizionato qui. È davvero molto molto bello e la base è addirittura magnetica. Troviamo un magnete sotto Dobby e una parte metallica sulla base, o al contrario, non lo so, e basta appoggiarlo per far sì che resti comunque abbastanza attaccato. Ecco qui, quindi non c'è grande pericolo che possa cadere se lo mettete esposto da qualche parte. Molto molto carino, guardate qui che bel piccolo diorama, mi piace un sacco, e dietro è naturalmente logato Wizarding World. Adesso passiamo all'altra box, che è quella dei crimini di Grindelwald. Anche in questo caso bustina argento, mi piacerebbe tanto trovare Occami, ma vedremo. E abbiamo trovato anche in questo caso tutto ben incartato. Occami, wow! Che colpo di fortuna, davvero bellissimo. Eccolo qui. Wow, bello, davvero molto molto bello questo Occami. Guardate, abbiamo tre uova sulla base e una schiusa con Occami che fuoriesce. Davvero molto molto bello. Abbiamo anche l'interno della valigia di Newt riprodotto qui, e poi ecco che abbiamo il nostro Occami. Lui è molto più morbido rispetto a Dobby, ma devo dire che è davvero molto molto bello, mi piace un sacco, mi piacciono i colori, mi piace davvero tutto, sono stato super super fortunato. Davvero belle queste mystery box di Noble Collection. E passiamo all'ultima, vediamo cosa troviamo, speriamo non sia un altro Dobby a questo punto, e andiamo a scoprire di cosa si tratta. No, abbiamo trovato l'ungaro spinato questa volta, che io ho in versione teca, quella grande, e questa è praticamente la sua miniatura. Eccolo qui, le ali sono molto molto flessibili, come potete vedere, è in materiale gommoso, però super dettagliato, va messo sempre qui nella teca, ed eccolo qui. Sono davvero molto molto belle, io ragazzi ve le straconsiglio, anche perché costano decisamente meno rispetto alle teiche, quelle grandi, e comunque occupano molto meno spazio e si possono tranquillamente esporre in libreria, si possono anche scambiare i doppi, quindi davvero molto molto belli. Io ringrazio tantissimi ragazzi di Mini Big World Collectibles per avermi inviato questi prodotti da recensire, sono davvero super contento, vi ricordo tutti i link sotto in info box, fatemi sapere cosa ne pensate di questi prodotti. Ragazzi, io cerco di portarvi sempre tutte le novità dal mondo potteriano, anche in estate, prima della pausa naturalmente cercherò di fare anche un piccolo speciale con tutte le news, tutto quello che ci aspetterà nei prossimi mesi. Ma ragazzi, detto questo, mi raccomando, seguitemi su Instagram, Facebook piano piano lo abbandonerò, e poi mi raccomando iscrivetevi al canale qualora non foste ancora iscritti e consigliate il canale ai vostri amici. Detto questo ragazzi, vi do appuntamento a presto con tantissime altre novità e non mi resta che salutarvi. Ciao!